Cari amici, bentornati al decimo appuntamento di Surcasting Academy, zona Piombino. Siamo vicino a Follonica, Golfo di Follonica, una spiaggia in cui non ho mai pescato, affronto per la prima volta, una spiaggia che mi sembra così ad occhio molto bella, molto interessante perché acqua torbida, scaduta, condizioni meteorologiche accettabili, diciamo che ci sono tutti gli ingredienti per passare qualche ora interessante. Ora vediamo se la spiaggia sarà generosa. Ho deciso di affrontarla con attrezzi leggermente diversi rispetto al passato, quindi sicuramente avremo delle cose da raccontarci. Il mare è bellissimo, le condizioni ci sono tutte. La marea è giusta, tocca a loro, tocca, perché in acqua c'ho americano, arenicola, bibi e cannolicchio. Quindi ripartizione di sezioni, una sorta di ripartizione di sezioni, aumentando al massimo la sensibilità, mantenendo inalterate le caratteristiche di lancio. Sui materiali ne abbiamo parlato tante volte, una canna estremamente leggera, maneggevole, facile da lanciare, veramente concepita non solo per gli agonisti, come le canne in due pezzi, ma sono concepite dal nostro gruppo per i pescatori di tutti i giorni, quindi non avviciniamoci a queste canne con il timore di avere a che fare con canne per agonisti, perché non è così, sono canne per pescatori che utilizzano anche gli agonisti. Mi sto spostando perché ero nella zona di Follonica con Jonathan, situazione di mare perfetta, pesci, come si dice in Toscana, punti, zero. E adesso, previsione del tempo, hanno detto, no, venite a Montalto, la zona Pescia Romana, Murelle, questa zona qua, provincia di Viterbo, il tempo è meglio. Non è mica facile così pescare, Fradici zuppi, temporali dappertutto, davanti a noi, là sulla destra giganteschi con grandinate, fa un vento gelido, previsioni non troppo precise, direi sbagliate una volta tanto. Non so se riusciremo a vincere questa sfida perché questa è veramente tosta. Nuovamente sulla spiaggia, poi ieri sera è stato impossibile pescare perché i temporali ci hanno letteralmente tenuto dentro le automobili, come abbiamo visto nelle immagini. Ora finalmente in spiaggia, previsioni di tempo decisamente diverse, anche se sta arrivando una perturbazione, il mare è scaduto, ma è bello, molto bello per pescare, quel torbido con una leggera ondina che invita a pescare. In pesca da qualche minuto, tre canne in acqua, forse anche una quarta, esche differenziate e vediamo un attimo se riusciamo ad esordire. Quindi in arrivo una perturbazione con venti nord-ovest fondamentalmente, che porterà altra acqua, altra neve, cambiamento della pressione, crollo della pressione, temperature nuovamente che vanno a scendere. Non sono situazioni particolarmente favorevoli, anche l'escursione di marea è molto limitata, ma non importa. Il mare è molto bello e quindi già questo ci garantisce il piacere di stare in spiaggia. Adesso mi sembra di aver visto una mangiata sull'altra canna. Scelta delle esche. Il mare si è calmato, quindi chiaramente ho l'arenicola per cercare di fare un po' di velocità, ma le altre canne sono sistemate in modo differente. Una canna fuori con un bibi grosso intero, ben innescato, e rimarrà lì finché sarà possibile. Un'altra canna alternerò l'americano al cannolicchio, questa è una zona anche di ombrini, il cannolicchio funziona sempre bene, c'è stato grosso scuotimento del fondale, ribaltamento, quindi i cannolicchi sono in giro.
e questa canna dedicata con un doppio short a una pesca un pochino più veloce con arenicola e americano sotto, quindi cercare di variare le esche per trovare poi la soluzione vincente. Oggi è una giornata particolare perché abbiamo modo di presentare l'Hydrogen in due pezzi, una novità per la stagione 2024, è stata testata, approvata, ha ottenuto ottimi risultati di lancio e di pesca. Attenzione, come già ho detto precedentemente, non sono canne nate per l'agonismo, sono canne nate per la pesca, poi hanno un'applicazione anche agonistica nel lancio a lunga distanza. È una canna particolarmente reattiva, quindi bisogna essere sulla canna per lanciare, perché ha delle prestazioni molto importanti. Ora qua long arm e bibi, un 22 in bobina, uno shock leader 0,22,67, quindi una canna che ho deciso di destinare a un impiego pesante. Cattura bene, non cattura, sarà la prossima volta. Questa Hydrogen, ripeto, performance veramente importanti. Disponibile in due versioni, da 250 a 225 grammi, 4,05 la lunghezza oppure 4,20, due pezzi, anelli SIC, basata su carbonio CXN, per gittate veramente lunghe. Ok, cannolicchio. Ho fatto il suo lavoro, non se ne è neanche vista la mangiata onestamente. Il saragotto, adesso lo liberiamo e speriamo che sia l'inizio di una bella sarabanda di pesce, non sia semplicemente un falso allarme. Incredibile che non ho visto la mangiata, la canna era immobile.